In un Parlamento impaurito e semivuoto non c'è un solo parlamentare del transatlantico e singolarmente popolato di ministri che evidentemente sono curiosi di sentire ciò che dice il loro presidente. Le parole del collega Fornaro escono su molti punti condivisibili. Credo che abbia detto una cosa giusta nel momento in cui nel Parlamento è imposto il bavaglio alla bocca per una realtà che non corrisponde ai dati reali del contagio, visto che siamo molto più di un metro distanti, come indicava il capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli. Ha detto che politicamente c'è un problema di sanità. Ecco, io credo che politicamente non uscirete vivi. In questo è certo che quello che ha fatto questo governo con un sistematico terrorismo dell'informazione, legato anche alle intuizioni di comunicazione di vari influenzatori dell'opinione pubblica, indichi la volontà di uno stato di malattia permanente che non è corrispondente al dato reale. Il dato reale è che il 31 marzo si contavano 837 morti, il 29 maggio si contavano 242 morti, il 20 ottobre 89. Il dato mi pare importante per indicare che la curva è discendente e anche i contagi, su cui si contano dati notevoli, ci indicano un errore fondamentale del sistema italiano, del modello italiano. Sono 104.000 i contagiati in Italia, sono 10.000 i contagiati in Svezia, anche tenuto conto della differenza di popolazione, sono 1.900 in Norvegia. Abbiamo usato un metodo come quello di chi voglia fermare un fiume con le mani. È inutile. Il coronavirus ci circonda anche se mettiamo le 1.000 mascherine. Il cavalier Berlusconi si è protetto come nessuno, è caduto nel coronavirus, poi ne è uscito fortunatamente non con la morte. Ma tutto questo poi, le chiusure delle sagre, la pressione sadica contro i giovani colpevoli di non essere contagiabili in senso mortale. Se non è morto nessun ragazzo tra i 10 e i 20 anni, tra i 10 e i 40 anni, evidentemente il problema non riguarda quei giovani. Chiudere dalle 23 alle 5 del mattino le città è insensato. Dobbiamo proteggere gli anziani, stare attenti a loro, non proteggere i giovani da se stessi. Nessuno si preoccupa di avere un cancro a 20 anni. È molto più raro che nell'età più matura. Nessuno si preoccupa di avere un infarto a 15 anni. Perché far preoccupare i giovani per quello che non li riguarda? È un'azione criminale. È un'azione criminale dell'informazione. L'informazione deve dire la verità. Non può continuare a dare dei dati che seminano soltanto il terrore. Quello che il coronavirus ha fatto è La colpire la nostra mascherina. mente, è colpire le nostre teste, è impedirci quello che l'articolo primo, visto l'amico Fornaro con le sue parole su non uscirete vivi, l'articolo primo non dice che la Repubblica italiana è fondata sulla sanità, ma sul lavoro. E avete fatto perdere il lavoro a milioni di italiani, i quali sono nelle condizioni di non vivere più bar, ristoranti, fiere, tutto quel mondo che è stato censurato nel discorso del Presidente del Consiglio. È un mondo di gente che morirà di fame, perché non può fare il mercatino di Natale, perché non può andare in un bar a bere dopo le 23. Ma com'è possibile che ci sia un rischio fino dalle 23 alle 5 o dalle 24 alle 5 e non ci sia alle 22? Ma Doveva com'è allargarvi la possibile? mascherina. Sì, la mascherina. Io purtroppo mi farò fare un certificato medico perché ho problemi di respirazione e sono uno di quelli che potrebbe non portarla secondo il DPCM. Le va bene? La porterò a lei, illustrissimo signor Fico. Detto E poi lo questo, riporti. la Andiamo porterò così, avanti. però Andiamo avanti che deve avrò la concludere. bocca Andiamo aperta e avanti che potrò deve parlare senza concludere. censura. Andiamo avanti. Concludere che i dati sono dati forzatamente indirizzati a farci credere di vivere. Se la televisione non parlasse tutti i giorni per 12 ore solo di coronavirus, avremmo la capacità di difenderci da soli per l'autotutela che ognuno ha, senza essere impauriti da minacce, non tutte corrispondenti al vero della malattia e tutte invece costruite sui DPCM, con le proibizioni di. Fino a qualche giorno fa i convegni non si potevano fare, oggi si possono fare i convegni, i congressi non si possono fare, ma che. Si possono fare le mostre? E le mostre non sono come convegni, si possono presentare i libri?
O si potrà soltanto leggere i libri attraverso la televisione? Ma com'è possibile che non siate capaci di vedere la realtà com'è? È chiaro, io non ho mai negato nulla, che c'è una malattia, ma nessuno si è preoccupato di ostacolare l'epatite C, le tante malattie che ci circondano. Viviamo nell'orrore di una malattia che abbiamo amplificato fino a farla diventare una peste. Non è così, e i giovani devono essere liberi.